ringraziare l'assessore Allocca della sua presenza e auspicando che venga anche in Consiglio Comunale. Il dibattito però ci ha visto piuttosto delusi dalle affermazioni dell'assessore, che ha ribadito come gli sgomberi siano una misura che non risolve il problema dell'emergenza abitativa per quello che riguarda gli insediamenti della popolazione di etnia Rom. Noi abbiamo prodotto un documento che va in direzione diametralmente opposta perché mira alla programmazione di progetti che portino all'eliminazione nel tempo di tutti gli insediamenti abusivi. In primis perché in questi insediamenti ci sono situazioni di degrado estremo e di mancanza di sicurezza anche per le persone, spesso minori, che vivono in quei campi. Secondo, perché il carico sociale che insiste sulla comunità pisana per aiutare giustamente queste persone è eccessivo. Noi pensiamo che si debba arrivare a una rimodulazione delle presenze su tutto il territorio toscano, in maniera proporzionale al numero degli abitanti che ciascuna provincia e ciascun comune ha, e che il tetto stabilito a suo tempo nel progetto Città Sottili come soglia di sostenibilità sociale per Pisa, 574 unità, sia già anche troppo oneroso. In realtà oggi i Rom censiti sono un migliaio e noi sappiamo che sono molti di più quelli presenti. Questo assolutamente non deve più essere. E noi ci faremo promotori anche in Consiglio Comunale delle iniziative possibili che mirino a riequilibrare le presenze sul territorio toscano, in maniera tale da risolvere due problemi con la stessa cartuccia, come si dice. Da un lato offrire un'accoglienza migliore, perché chiaramente se si vanno a posizionare queste presenze in piccoli numeri, in comunità diverse, l'accoglienza può essere sicuramente migliore, sia alleggerire il carico della pressione per il sostegno sociale a queste persone dai contribuenti pisani, i cittadini pisani. Non è giusto, oltretutto, alla luce del fatto che in questi anni le politiche superficiali di questa amministrazione hanno fatto sì che Pisa subisse l'effetto di catalizzazione, per cui sparsasi la voce, Pisa si può stare, si sta bene. E tutte le comunità preferiscono dirigersi da queste parti perché sanno che non avranno problemi a farsi gli affari. No, questo assolutamente non può essere perché porterebbe all'anarchia. Per cui politiche attente, di accoglienza, che vadano di pari passo e in parallelo con politiche serie ed equilibrate che ristabiliscano quantomeno una situazione di giustizia sia sul territorio provinciale che sul territorio regionale.